Ciao a tutti amici, finalmente sono nel mio laboratorio e la primavera è inoltrata, le temperature permettono di godere anche di questo spazio e da oggi credo che avrò più piacere a ospitarvi in questa mia nuova stanza. L'ho creata, no, ma adibita sì alle mie passioni, quindi al cucito e lo stiro non è proprio una passione, ma vabbè, tocca anche quello. E sentiamo in sottofondo la lavatrice che va, perché vicino c'è anche la lavanderia. Ma in realtà questo è il mio studio. Il mio studio ve lo presenterò tra pochissimo. E nel caso avrei piacere anche di avere qualcuno di voi ospite direttamente durante le riprese, perché 5-6 persone è possibile anche ospitarle. Quindi a presto, se dovesse piacervi e incuriosirvi la novità, fatemelo sapere, sicuramente vi ospiterò. A presto! Ecco qua il potenziale del mio nuovo laboratorio. Questo tavolo fratino verrà spostato a seconda delle necessità, allungato, allargato, a seconda appunto di quello che servirà. E il punto di vista che potrà essere nella ripresa è appunto questo, perché così avrò a disposizione la cucina, mi vedrete dal di fronte e dietro di me avrò il lavandino, alcuni accessori e il forno. Adesso cerco con calma di spostarmi. Ecco qua. Allora, sul piano di lavoro avrò una postazione di lavoro e una piastra a induzione che è sufficiente per fare le riprese di poche preparazioni. Dietro di me ho questo appunto piano di lavoro molto comodo dove ho degli altri strumenti, la pesa e un cuocitutto, scusatemi, non un cuocipasta. E lo uso soprattutto per le cotture a lunga cottura a bassa densità di calore. Qua poi, vabbè, in questo momento è occupato, ci sono i due lavelli. Qua c'è il raccolto di oggi nei campi, adesso lo devo lavare e chiaramente lì ci sono altri prodotti che ho utilizzato. E questo sarà il mio nuovo laboratorio. Sarò ben contenta, abbastanza tranquillo, nessuno che disturba. Le riprese potranno essere fatte appunto frontalmente, magari con un cavalletto, cercando di rendere al meglio quelle che fino ad oggi sono state delle riprese un po' accessoriate. E cosa posso dire? Non vedo l'ora di vedermi in questa postazione e di farvi partecipi di queste nuove lezioni. Come ho accennato prima, ci sono anche se non saranno la disposizione totale, alcune postazioni che però verranno modificate. C'è un divanetto, un'altra sedia, una panchina e potranno essere a vostra disposizione se avrete piacere di venire a trovarmi e di assistere direttamente alle riprese. Cosa dire? Basta iniziare. Ciao amici! Allora, il raccolto di oggi prevede farinello che è da cuocere, spatte schön, no, scusatemi, spatte schön sono questi qua, sono da cuocere anche questi, vanno bene nelle frittate, ho anche usato come al posto della verdura cotta, quindi gli spinaci, le biettine. E questi qui sono i versit, anche questi qui vengono staccate le foglie, cotte e mangiate di solito nella frittata. Ecco qua, e invece queste qui, quelle che trovo le foglioline più tenere, come queste qua, il lattughino, o anche le foglie della primula, il fiore, la primula, si possono mangiare. Quindi queste verranno parte dell'insalatina crudité senza nessun tipo di preparazione. Queste qua che ho raccolto, che hanno ancora la radice, proverò a trapiantarle e vedere se riesco quindi a farne crescere qualcuno in vaso sul terrazzo per essere sicura anche appunto della provenienza. Su questo io non ho problemi perché so dove la sto raccogliendo e quindi so che non è un campo coltivato, non è un campo fertilizzato, ma neanche non usano antiparassitari, quindi sono tranquilla. Poi la maggior parte delle cose, tipo queste qui appunto, dico, vanno cotte, quindi più è per questo qua. E poi ho sempre dei fogli di cipollotto che avevo messo nel giardino e che sono cresciute, quindi oggi ho deciso di raccoglierle per farne appunto un po' di verdura cotta. Oggi pomeriggio mi dedicherò a una visita a un parente, una zia missionaria con i miei genitori, quindi pomeriggio andrà via senza poter fare nulla e mi sono quindi dedicata un po' alle mie passioni questa mattina.
A questo punto è ora di iniziare a preparare il pranzo e vediamo cosa bolle in pentola. Eccomi in cucina. Allora, nonostante i buoni propositi, dovrò preparare una pasta perché i miei senza la pasta muoiono e in questo caso farò delle farfalle integrali. Di secondo, invece, ho pensato di fare appunto queste frittatine e per non farle in padella ho preso questo stampino con stampino dei muffin praticamente, però siccome non è molto bello lo stampo in alluminio sotto, ho preferito mettere questi contenitori monoporzione. Ho messo dell'olio, adesso semplicemente col pennellino, proprio perché non voglio che siano pieni di olio, li passo appena appena in modo che questi flambi uova vengano fuori senza grossi problemi. Allora, che come farò a farli? Allora, ho messo a cuocere le verdurine con acqua salata. Adesso appena le tirerò fuori, le trito un pochino a coltello. Ho messo all'interno anche già del cipollotto, quindi darà del gusto direttamente il cipollotto. E basta. Sbatterò un pochino le uova per dare un rigonfiamento maggiore, per dare una consistenza più voluminosa. Per il resto, ecco, guarda, prima di fare tutto, appunto, un pizzico di sale e un pizzico di olio nel contenitore. Dopodiché il forno l'ho già acceso a 150 gradi e quindi proseguo in questo modo. Volevo farvi vedere, come vedrete adesso, vedete questo qua è il prodotto di uovo che ho acquistato ieri per la prima volta, anche se ne conoscevo già l'esistenza. Sapete, o meglio, avete già magari visto l'uovo che si trova in confezione solamente il bianco, proprio perché in realtà sarebbe anche la parte più nutriente e meno dannosa. Però più anche gli sportivi ne mangiano in particolare quantità per le proteine. E, in realtà c'è anche la soluzione solo tuorli, difficile da trovare però in commercio. E ieri in realtà per la prima volta ho trovato questo qua, in proprio uova sgusciate, quindi uova intere già sgusciate e pastorizzate. Il vantaggio è quello di avere un prodotto che non deve essere sgusciato, quindi non abbiamo rotture di uova e così via, ed è pronto all'uso. Allora, perché sto facendo questo lavoro? Semplicemente per gonfiare un pochino, quindi per dargli un pochino di volume. Non metterò formaggio, sapete che non lo uso perché, anzi, già ieri ho azzardato con le mozzarelline, che però tra l'altro ho assaggiato mozzarelline di capra, state buonissime, non ho avuto nessun tipo di problemi. E le verdure sono pronte, quindi adesso inizio a tagliare. Ecco qua, ho atteso solo un istante perché sono ancora molto calde. Vediamo. Si può usare anche un tritatutto, se ce l'avete, io vado comoda col coltello. E se dovessero essere troppe, non è obbligatorio metterle tutte. Se qualcuno volesse preferire mettere anche qualche altro ingrediente all'interno delle frittatine, si può fare tranquillamente. E anche per noi che abbiamo qualche difficoltà con panna o latticini, si può scegliere un prodotto magari di origine differente. Alcuni mettono magari del lievito alimentare in scaglie per dare un pochino più di sapore al posto del formaggio. Oppure potete usare, io prediligo questo tipo di la crema, scusatemi, è una crema vegetale di riso, ha una consistenza simile alla panna, però è almeno di riso. Io non ne consumo particolarmente, fate conto che userò tre confezioni all'anno. Di solito faccio la pasta per i miei figli, come avevo già accennato in un altro video, con questo è lo zafferano che piace anche a loro, quindi la mangiano volentieri. Nella pentola ho scolato le verdure, ma ho tenuto l'acqua perché è proprio un'acqua ricca di clorofilla, perché si vede proprio che è diventata verde e ha anche un pochino assorbito i sapori. Quindi cuocerò le farfalle da quella parte, mentre adesso andrò a mettere le verdure e il composto delle uova all'interno degli stampini. Inizio a mettere un po' di uovo, non lo metto tutto perché devo prima verificare poi quanta verdura mettere all'interno. Non avevo salato l'uovo perché ho salato gli stampini. Adesso mi aiuto un pochino con due cucchiai. Si potrebbero anche cuocere al microonde queste preparazioni, chiaramente usando stampini in silicone e non stampini
in alluminio. Io però non adoro la cottura al microonde, quindi preferisco purtroppo spendere un attimino in più di tempo e di soldi col forno perché mi dà una garanzia di sicurezza maggiore. Poi non voglio demonizzare niente perché non ho conferme di nessun tipo. È proprio una questione che non sono stata abituata a usarlo e preferisco non usarlo. Perfetto, sono venuti proprio 6 stampini giusti. Chiaramente se ne possono mangiare due a testa perché la quantità non è esagerata. Perfetto, finisco di versare questo pochino. 5 minuti adesso, magari 6, in forno e le frittatine sono pronte. Questa preparazione ha il vantaggio anche che usando il forno a 150 gradi, magari un tempo un po' più lungo, quel velo di olio che è stato messo, che in realtà è minimo, non raggiunge comunque una temperatura alta e quindi non si denatura. Su questo vorrò parlarvi molto perché ieri sera c'è stata una trasmissione in cui hanno parlato di alimentazione e fibromialgia. Tantissime cose giuste, alcune ancora un po' che creano confusione. Mi permetto di accennare queste cose perché studio il cibo, i sistemi di cottura da parecchio tempo e non è solamente la combinazione alimentare e che cosa mangiare, ma anche è importantissimo il modo in cui viene cucinato, le temperature che si raggiungono e i materiali nel quale si cucina. Quindi su questo credo che dedicherò molto delle mie lezioni nella cucina sotto perché è forse più importante ancora che scegliere cosa mangiare, perché lo ripeto sempre, un vegano che può magari scegliere alimentazioni biologiche piuttosto che di qualità e non mangiare carne o okay, che non vuol dire che possa stare per forza bene, perché se utilizza dei sistemi di cottura inadeguati e quindi porta quegli alimenti a impoverirsi comunque, se non addirittura danneggiarli, non ha fatto niente di buono. Avrà fatto buono qualcosa magari per lo spirito, per una questione, come si dice, morale, ma non per se stesso. Quindi su questo penso che parleremo molto. Adesso vado a mettere in forno e basta, la mia pasta asciutta è pronta, l'insalata l'ho preparata, gli sformatini sono pronti. La cena è fatta, la cena, il pranzo è pronto. Ciao! Non sono capace di star zitta, intanto che aspetto la cottura degli sformatini, delle frittatine, muffin, come che volevamo chiamare, comunque aspetto la cottura. E volevo mostrarvi questo, è un caffè, aspettate, così, è un caffè di riso tostato. Ha una grana un pochino più spessa, più grossa rispetto al caffè tradizionale, e in questo caso è riso Maratelli ed è tostato a legna. Perché ve lo faccio vedere? Tra l'altro è tostato in una torrefazione umbra. Ve lo faccio vedere perché, avendo scelto di non bere più caffè, e tra l'altro è stata un'ottima scelta perché veramente quando bevo un caffè ormai sto abbastanza male, cioè mi viene su direttamente, anche se ne bevo solo metà, anche se lo faccio ristretto, non uso comunque mettere latte, quindi niente, mi fa male. E ho scelto appunto da tempo di bere il tè verde, ma a volte quando sono ospite da qualcuno non mi va tanto di chiedere il tè verde. E proprio mia cognata mi ha mostrato il giorno di Pasqua l'esistenza di questo tipo di caffè. E perché io conoscevo il caffè di cicoria che ho utilizzato già altre volte, che si può fare tranquillamente anche con la moka. E non sapevo neanch'io di averne una confezione regalatami da Natale e che avevo praticamente dimenticato nell'armadio. Quando mi ha mostrato il suo, ho detto: ma forse una confezione simile ce l'ho anch'io da qualche parte. E in effetti sono andata a vedere e ce l'avevo. Abbiamo iniziato 2 o 3 giorni fa a consumarlo io e mio marito, rimane molto delicato, lo preparo nella moka tradizionale. L'unica cosa appunto è che stamattina l'ho utilizzato nella preparazione del latte di soia con un pochino di caffè di riso in questo caso invece che mettere l'orzo che tra l'altro appunto non essendo un cereale senza glutine mi va anche meglio. Di gusto è delicatissimo e vorrei veramente se ne avete l'occasione provate a cercarlo. Questo quindi a conclusione di pasto può essere una cosa importante.
o meglio, più che importante, tradizione, no, per dare il gusto di finire il pasto. Ok, a dopo. Pasta è pronta, ho pensato di fare un semplice aglio, olio e peperoncino, giusto per completare il piatto perché mi piace tantissimo. Alla fine aggiungo anche un pizzichino di prezzemolo tritato per dare un po' di colore e perché no, magari se ne avanza un pochino, lo aggiungiamo anche all'insalata. Mettiamo anche un po' nell'insalata. L'insalata per arricchirla, per farla un po' più, come si può dire, stravagante, anche se poi il marito qualche volta mi manderà fuori di casa per come glielo faccio mangiare, perché lui, ecco, lui purtroppo per me, no, purtroppo per lui, segue anche lui la mia alimentazione, quindi bene o male mangia quello che gli preparo io. E quindi oltre alla pasta abbiamo appunto questa insalata che ho preparato prima, alla quale ho aggiunto della papaya in pezzettini, papaya disidratata per dare un gusto leggermente dolciastro, perché le erbe di campo sono comunque molto amare. E in più ho messo anche dei pezzettini di alga dulce, che è proprio un'alga rimineralizzante, così arricchisce ancora di più la preparazione, e poi dei semi di sesamo, perché dei semini non mancano mai. Sale, olio e un po' di limone. Quindi direi che siamo a posto, la pasta è pronta, l'insalata anche condita, e vado a tirare fuori gli sformatini, vediamo come sono venuti. Ecco qua, li ho sformati. Dato che a me non piace tantissimo la frittata troppo asciutta, li ho lasciati appena appena col cuore un pochino morbido, scottano tantissimo, ve li faccio vedere solo così, adesso mi scotterò un momento, ma su, sei bravo, su, cerco di prendere, ci ho messo poco olio, un pochino, pochino, può essersi che il bordo si sia seccato. Fate i bravi, fatemi fare brutta figura. Eccolo qua, è venuto perfetto. Lo cottiamo. Ecco qua, qui c'è. Vediamo come facciamo meglio. Così, ecco qua lo sformatino. Appunto, ne possiamo mangiare due per ognuna persona. E vedete che anche gli altri sono pronti. A questo Pronto, punto mi chiedono tra quanto è pronto ed è esattamente il tempo in cui metteremo in tavola. A posto, ciao!